come misurare lo slippage. In primo luogo, che cos'è lo slippage? È la differenza di prezzo tra l'ordine della strategia e l'ordine effettivamente eseguito dal broker. È uno dei costi più importanti operativi per quanto riguarda il trading automatico e oggi ci chiedo come si misura lo slippage. In realtà è facilissimo, basta tracciare questa differenza tra l'ordine inviato dalla strategia e quello effettivamente eseguito. Il problema è che al passato questa cosa non si può fare nei backtest, quindi solitamente si mette una buona cifra di slippage che potrebbe essere sensata. Ho sempre fatto così e va benissimo. Ma da cosa dipende lo slippage? Beh, in primo luogo dipende dalla volatilità del momento. Se c'è un grosso sbalzo, magari attorno a una determinata ora o in un momento in cui succede qualcosa, se c'è alta volatilità, c'è una buona probabilità di non essere eseguiti in maniera corretta. Poi dipende dal tipo di ordine. Come ben sapete, l'ordine stop mette a dura prova lo slippage, perché si viene eseguito a quel prezzo o peggio e stai certo che sarà peggio sicuramente. Dipende quando viene eseguito questo ordine, perché di notte sulla benzina, anche se entri a mercato, è difficile trovare una controparte, anche se non c'è volatilità. Questi tre fattori sono molto complessi da poter pianificare al passato e programmare al passato. Allora, io ho tagliato la testa al toro, devo essere sincero, ho trovato un metodo molto molto grezzo che non tiene in considerazione tutte queste complessità, ma fa sì che si abbia uno slippage un po' più realistico rispetto a quello fissato per tutti gli anni così. Perché? Perché, non so, nel 2011 sul silver si soffriva molto di più lo slippage che nel 2018, per dire. Come livello di volatilità era molto differente. Allora io ho pensato, prendo una cifra che può essere il tick spesso e volentieri, e su benzina heating oil una manciata di tick che so che slippano tanto, prendo e lo moltiplico per il rapporto tra la volatilità monetaria registrata quel giorno e la volatilità monetaria media di quello strumento. Perché? Perché se normalmente l'S&P si muove di 1200 dollari al giorno, in un giorno in cui si muove di 2500 dollari, c'è la possibilità di essere eseguiti peggio. Ripeto, poi dipende dall'orario, può essere eseguito perfettamente, ma questo modo permette di provare a ricreare una condizione realistica di slippage variabile in base alla volatilità. Vi dirò, mi ci sto trovando bene, la formuletta appare adesso. Appare magia appare adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se la trovate una idea giusta, corretta, se pensate di usarla, perché lo slippage è un costo importante da tenere in considerazione. Ciao!